Raghi, sono su Snapchat, o meglio nel gioco con Snapchat di Roblox. Ho visto che c'è un'opzione particolare in alto a sinistra, quella di diventare invisibili. Allora, io vorrei comprarla e usarla, però mi devo nascondere, non è che posso usarla di fronte agli altri, altrimenti sanno che divento invisibile. E poi la copertura salta e non li posso più spiare, quindi direi che mi metto in un angolino tipo qua. Raghi, costa un sacco, costa 1300 Robux quasi, oh mio Dio. Ok, comunque ce li ho, lo prendo e vediamo. Diventando invisibili, che cosa riusciamo a scoprire delle persone che giocano in questo gioco? Cioè, noi ci vediamo ancora. Se io la schiaccio qui, sono invisibile. Oh mio Dio. Aspetta, aspetta, voglio... Posso passare... Ah no, non posso passare tra i muri, pensavo pure quello. Comunque, la gente non dovrebbe vedermi. Voglio vedere se posso interagire con loro lo stesso, tipo se io gli vado contro. Oh, questa proprio non mi ha visto. Tipo, ok, li posso toccare, quindi magari loro sentono, tipo se mi vanno addosso possono vedere che c'è qualcosa in mezzo. Però magari non mi vedono. Un'altra cosa che vorrei provare è vedere se loro riescono a vedere le cose che io sto tenendo. Questo è un cartello volante per loro. Quindi, cioè, loro non mi vedono, ma vedono il cartello che si muove, è bellissimo. Comunque, grazie a questa opzione ho la possibilità di girare nei posti e vedere che cosa fanno le persone, soprattutto nelle loro case. E l'unica rottura di scatole è che se ci voglio andare proprio sotto copertura, devo andarci a piedi, non posso nemmeno prendere la macchina. Sento qualcuno qui che si sta facendo la doccia, ragazzi. Ma ne approfittiamone, no? No, è al piano di sopra, ok. Posso fare uno snap, solo che ho notato che negli snap forse un pochino mi vedo. Oddio, non ci credo che sto davvero per spiare un tizio nel suo bagno. Ma sono in due! Non volevo farlo. Non volevo farlo, me ne vado. Ho trovato due persone. Andiamocene via, spiamo qualcuno di normale. Comunque non voglio arrendermi così. Io mi sono messa paura, ma loro non vedevano nulla. C'è questa coppietta che si stava facendo il bagno nella loro vasca, a casa loro. Non mi avrebbe mai visto perché sono invisibile. Tipo, lei non sa che sono qui. Non ne ha idea, non ne ha idea, mi sorpassa. Ok, perfetto. Quindi significa che io posso tranquillamente andare in casa delle persone a guardarli e vedere che cosa fanno. Perciò stavolta pazienza, posso trovare chiunque nella doccia. Non mi metterò paura e andrò a spiarli come si deve. Raghi, ho notato che posso entrare nelle macchine della gente senza che loro lo sappiano. Tipo, io sono nell'auto con questa tizia in questo momento e lei non ne ha idea. Oppure quella lì che non sa guidare bene. Ecco, sono qua, questa auto fa un rumore incredibile, ma io posso farmi uno snap con lei ora. Aspetta, come faccio? Oh, oh mio Dio. Easy. No, BTS, come ti chiami? Niente, raghi, è morta di fronte ai miei occhi. Lei e la sua macchina, quindi niente, volevo fare qualcosa di divertente, ma è schiattata. Raghi, penso di aver trovato una coppietta che posso spiare. Io mi continuo a mettere dietro i muri, ma non mi vedo, sono invisibile. Posso stare qua, ecco, posso stare qui e loro non mi vedranno mai. Benvenuta, entra, entra. Grazie per avermi dato il permesso. Sto male. Non vedo l'ora. Oh, cavolo, cavolo, mi ha colpita. Non vedo l'ora di venire qui. Devo stare attenta a non mettermi troppo in mezzo, altrimenti potrebbero sospettare qualcosa. Ma? Oh, sai, volevo che questo fosse il nostro primo appuntamento. Oh mio Dio, sto per assistere a un primo appuntamento. Beh sì, tanto siamo solo io e te, nessuno che ci disturba. Sì, sì, solo loro. Alla fine gli altri non sono venuti. Non è venuto nessuno. Ok, devo stare attenta perché ci sono anche i rumori in questo gioco. E ovviamente mentre cammino non mi vedo, ma faccio i rumori. Ha chiuso la porta a chiave, raghi. Oh mio Dio. Chiudo la porta. Ai, non posso più uscire. Dai, sediamoci. Io spero che parleranno di qualcosa di molto profondo. Va bene. Di solito mangiano tutti ogni volta che c'è un appuntamento. Infatti, lui apre il frigo. Sicuramente troverà qualcosa di terribile. Tipo, non lo so cosa sono quelle fragole. Ho preso le pizze. Molto classico. Ma raghi, da invisibile posso fare una cosa molto divertente. Ora, appena loro si mettono a parlare, intanto... non volevo farlo. Se ne saranno accorti. Dove è finita la pizza? Shh. Mi metto dall'altra parte. Mi metto dall'altra parte. Non mi vedo. Questo gioco è tutto buggato. Mi sento male. Avevo la pizza volante. Sto malissimo. Ok, ok. Va bene così. Va bene così. Non la tocco più la pizza. Comunque, parlami un po' di te. Quanti anni hai? Oh, raghi, intervengo io. Guardate che cosa faccio ora. Mi metto dietro di lei. Così. E adesso scrivo 56. 56 anni. Ah, sono tanti. Pensavo avessi la mia età e ci credo, poverino. Ma io non ho detto nulla. Ah, era una battuta. Oh mio Dio, quale battuta?
Lei mi sento male, li sto facendo confondere un bel po'. Dimmi un po' che giochi giochi. Raga, qual è un gioco bruttissimo di Roblox? Simulatore di scorreggere il suo gioco preferito. Cioè, guardate, visto da così sembra proprio che stia parlando lei. Ah, ti piace così tanto? Ma che stai dicendo? Ora facciamo confondere pure lei. Non ho ancora detto nulla. Comunque, boh, anche Dors. Avevo capito Scorregge Simulator. Basta chiamarmi! Ma cosa? No! Comunque mi piace molto passare tempo con te. A Bubo a quanto pare no. Io odio stare con te, è così noioso. Mi sento male, raghi, questi... Cioè, io sono una rovina coppie. Ma io ero venuta qui perché pensavo di piacerti. Anche io. No, lui sta rispondendo ancora alla domanda di prima. Cosa anche tu? Mi stai prendendo in giro? Beh, ragazzi, direi che gli ho fatti litigare abbastanza. Voglio infastidire qualcun altro ora. Voglio vedere chi c'è nelle case di questo server. Later. Raghi, ho trovato questi tizi. Hanno chiuso le porte. Però lui sta entrando perché è un invitato. Così appena lei aprirà la porta mi ci infilerò anch'io. Tanto non mi vede. Prego, dai. Questa cosa deve funzionare. Guarda, tutti i ragazzi vogliono entrare. Se loro riescono ad entrare, io riuscirò ad entrare. Ti prego, tizi, apri la porta. Apri la porta a questi tizi. Godo, mi hanno aperto. Sono entrata. Sì, mi sono riuscita finalmente a infilare nella casa chiusa di qualcuno. Oh, ragazzi, essere invisibile è la cosa più soddisfacente del mondo. La casa è di questa tizia qui. Lei ovviamente non mi vede, quindi non, che ne sa. Allora, a quanto pare sono tutti qui per vedersi un film. Ma lui, hi cute, ci sta provando con sta tizia che a quanto pare è premium. Non posso starmene qui con le mani in mano, giusto? Quindi inizierò a muovere le cose, ad aprire le porte. Voglio vedere se gli dà fastidio. Inizierò a dare fastidio un po' a questi tizi in questa casa. Anzi, loro se ne stanno andando. Mi sono infilata in macchina. Raga, è la cosa più bella essere invisibili, ve lo giuro. Ci sono tre persone e io sono la terza incomoda proprio qui dietro. Mi sento male. Anzi, ok, stanno cambiando macchina. Vai, andiamo, ragazzi. Sì, sono parte della festa. Eccoci. Ora nella limousine siamo in tre e loro non ne hanno idea. Comunque è fastidioso stare qua dietro sapendo che lui ci sta continuando a provare con questa ragazza. Gli sta scrivendo carina. Addirittura sta cercando di baciarla. Che schifo. Ragazzi, non voglio più stare con questi squallidi, veramente. Mi sono infilata tra loro, ma voglio in realtà cercare qualcuno stavolta da spaventare veramente. Raga, ho deciso di portare della pizza a domicilio qui, in questa casa qua. Ciao Patrizio. Una pizza volante. Te la appoggio a terra, tieni, vai. Non te le fai due domande, Patrizio. Punto di domanda. Però grazie per avermi aperto la porta. Sei stato un gentiluomo. Oh, cavolo, mi metto sempre in mezzo, è difficile. Ma c'è qualcuno? Ha appoggiato la pizza in cucina. Non c'è nessuno. Ma le porte si stanno aprendo da sole. Non c'è proprio nessuno. Ma ogni singola porta di casa tua si sta aprendo da sola. Guarda le luci. Eh? Le luci, Patrizio. Aiuto, ho pagato la bolletta io. No, Patrizio, non si tratta di bollette. Hai, non lo so, conti da scontare. C'è un interruttore qui. Vabbè, chiudiamo prima la porta. Ti prego, ho paura dei fantasmi. Non importa, Patrizio. La vuoi una banana che vola? C'era una banana. Ragazzi, ha mandato uno snap. Le cose in casa mia volano. Ovviamente la banana è da qua in mezzo. Lui non mi ha visto. Questo trucco è davvero bello. Però voglio continuare a fare qualcosa anche di peggio. Ho aspettato un po' a casa sua senza fare nulla, in modo che pensasse che, insomma, il fantasma fosse andato via. Però penso che lui si stia facendo una doccia o stia andando in bagno o qualcosa del genere. Cosa sta facendo? I vestiti. Ho intenzione di fargli delle foto ora e prenderlo un po' in giro con quelli del server. Infatti andiamo a dargli fastidio. Ma come sei vestito, Patrizio? Non ci posso credere, dai. Questo è... Allora, negli snap devo stare attenta perché a volte mi vedo. Quindi, Patrizio, cosa fai? Mi dispiace, è vestito con la paperella gigante e ha un bikini per qualche motivo. Mandiamolo a tutti quelli del server. Patrizio, mi dispiace tanto. Come mi dispiace? No, in realtà non mi dispiace per niente. Oh mio Dio, sto guardando lo snap. Rifacciamogli un'altra foto e la mandiamo alle altre persone. No! Forse non dovevo farlo. Raga, addirittura sono venuti i miei fan in casa di questo tizio perché ho fatto lo snap. E questo qui è ancora in mutande. Ma non c'è privacy. Dov'è Jenny? Andate via da casa mia. Addirittura per
per vedere Tizio Papera è venuto un panda, ragazzi, stanno arrivando tutti. Ma io avessi fatto quello snap, non ci credo. Comunque resta il fatto che nessuno di loro può vedermi e io posso addirittura rubargli l'auto. Quindi direi che è un bel finale per essere invisibile qui su Life Together. Ragazzi, e voi che cosa avreste fatto da invisibili? Fatemelo sapere, così la prossima volta posso torturare ancora più persone.